Amici di Rasbellica, oggi parleremo di uno degli eventi più famosi e allo stesso tempo più infausti della storia romana, la disfatta di Varo nella foresta di Teutoburgo. È una sconfitta dell'esercito romano avvenuta per mano di tribù germaniche durante il regno di Augusto e sicuramente un punto di svolta nel movimento di espansione dell'impero romano nell'Europa continentale. Per la verità non parleremo direttamente della battaglia, ma parleremo di come la storia ci può aiutare a ricostruire l'aspetto di coloro che l'hanno vissuta. E la storia insieme all'archeologia ci possono aiutare a ricostruirne l'aspetto, così come a sua volta un oggetto che risulti dalla ricerca archeologica ci può raccontare una storia. Ne è un esempio il nostro video Lelmo Montefortino e il legionario romano, di cui trovate il link nella descrizione. Vediamo quindi uno dei protagonisti di questo evento drammatico, uno dei caduti della battaglia che conosciamo attraverso il suo cenotafio. Di questo caduto conosciamo nome, cognome e grado ed è il centurione di origine bolognese Marco Celio. Il suo cenotafio, rinvenuto a Castravetera, l'attuale Xanten, nella Germania settentrionale, era stato posto dal fratello Publio Celio, probabilmente anch'egli un legionario, e ci racconta la carriera di Marco Celio. Pluridecorato, primo centurione della 18ª legione, decorato con la corona civica e morto in battaglia all'età di 53 anni e mezzo. Marco Celio ci viene raffigurato con indosso tutte le proprie decorazioni, i torques, le falere sopra l'armatura, e il vitis, il bastone di vite, simbolo del grado di centurione in mano, e la corona civica indossata sul capo. Tra queste decorazioni, la più prestigiosa e ambita era sicuramente la corona civica, che si otteneva soltanto salvando un cittadino romano in battaglia. I benefici legati a questa onorificenza erano decisamente importanti, tra questi l'esenzione dalle tasse, la riconoscenza a vita da parte del beneficiato e il rispetto di tutti i quiriti, i cittadini romani. Era costituita da una corona di fronde di quercia e la vediamo raffigurata su numerose monete del periodo augusteo e anche su un busto dello stesso Augusto che la indossa. Abbiamo quindi una rappresentazione quasi completa dell'aspetto di un centurione durante la disfatta di Varo. Ci manca però un particolare non secondario, come qualunque altro combattente e qualunque altro centurione, anche Marco Celio avrà indossato un elmo durante la battaglia. Cerchiamo quindi di ricostruire che elmo avrebbe potuto indossare Marco Celio durante la battaglia della Selva di Teutoburgo. Occorre individuare quindi innanzitutto un elmo adatto al periodo augusteo, che sia non troppo sfarzoso, quindi per non essere inappropriato a un centurione, ma allo stesso tempo che sia un elmo comunque, diciamo, alla moda per potersi distinguere da ogni legionario semplice. Per questo uno dei modelli più indicati potrebbe senz'altro essere l'elmo denominato Weisenau Nijmegen o imperiale gallico tipo A, che veniva introdotto nell'armamentario delle legioni romane circa un decennio prima del momento della battaglia della Selva di Teutoburgo, ed è uno dei primi modelli in ferro adottati dalle legioni romane e quindi al tempo della disfatta era sicuramente l'elmo allo stato dell'arte nella moda dell'armamento dell'esercito romano.
Vediamo qui un altro esemplare di questa tipologia, appunto denominata Gallico Imperiale A, realizzato in ottone stagnato. È una lega di rame simile all'ottone, denominata Oricarco, a partire dall'epoca di Augusto e per alcuni secoli, verrà impiegata per gli accessori dell'esercito, degli equipaggiamenti dell'esercito romano e per la monetazione. La stagnatura serviva per salvare dall'ossidazione e a rendere l'elmo più lucente e splendente in un aspetto simile all'argentatura applicata anche agli elmi più prestigiosi. E poi vediamo due modelli che si svilupperanno in seguito a partire proprio da questa tipologia e che costituiranno la famiglia che attualmente denominiamo appunto come Vesna o Gallico Imperiale, che abbiamo un modello G e un modello C che rappresentano grosso modo la stessa struttura ma con dettagli, decorazioni che li distinguono. Il miglior candidato per ricostruire l'elmo indossato da Marco Celio è probabilmente un elmo di questo tipo. È caratterizzato da due prominenti sbalzi a forma di sopracciglia, da un rinforzo frontale e da un ampio paranuca modanato a sbalzo. Anche queste modanature sulla parte posteriore servono a rinforzare l'elmo. Uno dei simboli principali, come abbiamo detto, del rango di centurione è la cresta trasversa. Cresta che veniva posta appunto trasversalmente rispetto all'elmo e che dal periodo augusteo in avanti è quasi sempre realizzata in penne. Nel nostro caso l'abbiamo riprodotta utilizzando penne d'oca tinte in una sfumatura di porpora a sottolineare il prestigio e il rango di un primo centurione. Ma c'è una decorazione ben più importante che va ulteriormente a decorare questo elmo ed è appunto la corona civica. Questa corona, originariamente realizzata in fronde di quercia, viene riprodotta in metallo sull'elmo. Infatti una decorazione così prestigiosa era sicuramente mostrata in ogni occasione opportuna a indossarla. Inoltre sappiamo da alcune rappresentazioni scultoree che tutte le onorificenze venivano effettivamente indossate anche in battaglia. Conosciamo diverse riproduzioni di corone vegetali in metallo, in oro, del periodo ellenistico e sono realizzate generalmente in sottile lamina d'oro, ma sono tutte corone destinate ad essere indossate direttamente sul capo e in situazioni decisamente più tranquille di quanto potesse essere il campo di battaglia. Infatti nella nostra ricostruzione abbiamo riprodotto la corona civica in ferro dorato per realizzare un accessorio che fosse ben più robusto e più adatto a un utilizzo operativo della corona stessa insieme al elmo. È comunque fissata in modo non permanente, in modo che non inficiasse assolutamente l'utilizzo dell'elmo in qualunque situazione. Conosciamo numerose raffigurazioni di elmi decorati con corone vegetali riprodotte in metallo, a partire dal famosissimo mosaico della battaglia di Isso, in cui viene raffigurato un elmo, probabilmente un elmo argentato con una corona dorata, fino a elmi in cui la corona vegetale veniva direttamente realizzata a sbalzo sulla calotta dell'elmo, una tipologia di decorazione che viene molto utilizzata per tutto il periodo del Principato, cioè fino al secondo o terzo secolo d.C., soprattutto in elmi romani. Ma la raffigurazione più interessante è quella del busto di Pirro, re dell'Epiro, che viene raffigurato appunto con un elmo decorato da una
frondosa corona di foglie di quercia, che è la rappresentazione che più ci può richiamare l'aspetto che doveva assumere l'elmo di Marco Cenghio. Questa è in definitiva la nostra ricostruzione, perlomeno verosimile, di quello che avrebbe potuto essere l'elmo indossato da Marco Cenghio durante la disfatta di Teutoburgo e probabilmente anche di molti suoi colleghi. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e alla prossima!